nel progettarlo ognuno ha dato un po' i suoi spunti, le sue idee, pensando anche alla situazione appunto dove dovevano stare questi pannelli, quindi alla mensa così. E nel farlo c'è chi appunto ha pensato ai giochi che ci sono sui giornalini per rendere la cosa un po' simpatica, oppure semplicemente a un bello spazio su cui poter soffermare la vista mentre si mangia. Nel mio piccolo progetto, creando uno spazio un po' fantasioso dove ci sono vari animali messi un po' insieme. E del mio progetto è stato preso, peccato, solo l'istrice con sui palloncini, che fa un po' sorridere. Per il resto abbiamo unito insieme le varie idee e siamo riusciti così a creare questi pannelli pieni infatti di idee diverse, di cose fantasiose che però stanno anche molto bene insieme secondo me. Il progetto è durato in tutto un anno e mezzo circa, contando la situazione Covid che c'è stata in mezzo, quindi contando che per molti mesi non abbiamo potuto lavorarci dal vivo, ed è iniziata appunto verso gennaio dell'anno scorso, quando abbiamo iniziato a fare le tavole di progettazione. E poi vabbè, lavorare ai pannelli dal vivo è stata un'esperienza unica, anche solo il lavoro di squadra. Il lavorare anche su delle superfici molto più grandi è un'esperienza. Allora, il lavoro che abbiamo svolto prevede una fusione tra l'arte e il contesto lavorativo. In questo caso i pannelli appunto andavano realizzati per l'associazione Aspem e di conseguenza dal punto di vista tecnico abbiamo dovuto realizzare dei primi due bozzetti i quali appunto abbinassero il contesto artistico ai netturbini. Il mio progetto è stato un po' rivisto ed è stata realizzata unicamente la luna, abbinata ai progetti degli altri compagni, in modo da creare un'ambientazione uniforme, abbinando vari elementi naturali che appunto comunque rimandassero alla spensieratezza, all'immaginazione, così anche alla tranquillità, distaccata sempre dal contesto lavorativo. Si tratta di un progetto di alternanza scuola-lavoro che noi come ACS Gamma Ambiente, nel solco della nostra tradizionale politica di collaborazione con le scuole, abbiamo fatto con il liceo artistico. L'obiettivo era quello di fornire ai nostri dipendenti in via Tintoretto un ambiente piacevole, accogliente, durante la pausa pranzo, che li facesse evadere dalla durezza del lavoro che svolgono. Quindi non possiamo che ringraziare la preside del liceo artistico, il professore che è stato veramente straordinario, e tutti questi ragazzi sia per l'impegno profuso che per il risultato estremamente creativo che è stato raggiunto.